È partita, la partita è iniziata. Allora, 15 minuti ragazzi, qui a Giulio Onesti, e oltre alla partita è iniziato ancora un grande acquapito, velocissimo. Ricordiamo che è un 2000, no? Battefai è imbottito di giovani. Sì. E la palla dentro l'aria. Ottima occasione, attenzione. Ottima occasione, ma la palla va fuori. Viene circondato da un nucleo di avversari. E Minetto ora a dettare un po' di ordine e cercare un giocatore dentro. No, la palla è alta, è stata aggiudicata per Luca Valentino, rinforzo di quest'anno del Battlefield, è arrivato direttamente da Bra. E questa è destra, ragazzi. Destra. Sinistra, destra. Bella l'azione, ottima occasione. Gomez. Si è alzato la palla per evitare di essere fermato dalla tavoletta, quella tavoletta di legno che vedete rossa lì. Allora, da fondo, il portiere dell'anno para. Tiro centrale. Diciamo. Stanno prendendo le misure le squadre, perché il campo sta migliorando. Sì, si sta cominciando a giocare hockey. Sì. Ceballos sulla sinistra, entra in aria con la palla alta. E la palla entra, 1-0. Il Valchisona alla prima vera occasione. Esatto. Vedete la parte asciutta del campo, ha messo in condizione il giocatore del Valchisona di effettuare una bella azione con la palla sporcata, alzata, però attaccata al bastone, e poi di fare un colpo molto rapido di rovescio che ha in qualche modo sorpreso il portiere del Butterfly. Sì, è a sede dell'aria per il Butterfly. Adesso ancora. Bellissima apertura. Bellissima la parata. Dell'anno, un altro ottimo intervento dell'anno. Due ottimi interventi che salvano la porta. Sì, perché c'è la destra. Arosio cerca di entrare in aria, sta scivolando, mette la palla dentro, il portiere riesce col bastone a allontanarla. Ottimo ancora l'intervento di dell'anno. Vaglia su Minetto, pronti alla battuta. Ceballos, un'ottima e una doppia parata di Edoardo Di Paola che salva veramente la squadra. Ottima lettura del portiere in una variazione eseguita molto bene. Una parata del portiere sul tiro di Iossa, sta spingendo il Butterfly alla ricerca del pareggio, ancora non la tocca nessuno e la palla va fuori. Ancora due ottimi interventi, signori dell'anno. Quando c'è il portiere, Alberto, quando c'è il portiere si fanno tante cose. Era ben... Era forte, ma... Un raggio di sole. Vediamo cosa diventa. Del pareggio! Infatti, mi sembrava strano che non ci fosse uno specialista in grado di mettere una palla forte nell'angolo, considerato anche che il modulo difensivo del Valchisona vedeva i giocatori uscire, e quindi quel palo è rimasto anche in qualche modo vulnerabile. Al terzo corto mette la palla in porta, il risultato adesso è di 1-1, la partita è aperta, mancano 8 minuti, Alberto, vedo bene? 5 minuti. Vedo male. 5 minuti. Finisce la partita, 1-1, 1-1 ed è finita, signori e signori. È finita una partita molto combattuta, non molto bella forse dal punto di vista delle azioni da gol, non molto spettacolare, molto dura tecnicamente. Perché...